Elena fu la quinta di sette figli, nata dall'unione tra un nobile cornaro, proveniente da una famiglia veneziana molto prestigiosa, e una donna di umilissime origini. Questo impedì ai figli di ereditare il titolo nobiliare del padre, che sentendosi responsabile di questa sorta di danno, fu sempre oltremodo generoso con loro. Infatti nel 1664 comprò per i figli maschi il titolo nobiliare, approfittando della messa in vendita momentanea che istituì Venezia per riempire le proprie casse. Per la figlia Elena, particolarmente dotata nello studio, procurò i migliori insegnanti dell'epoca che le insegnarono filosofia, teologia, greco, latino, ebraico e spagnolo. Inoltre, fu proprio il padre ad insistere affinché le venisse consentito di laurearsi in teologia all'Università di Padova. Tuttavia, il cardinale Gregorio Barbarigo, vescovo di Padova, si oppose fermamente, ritenendo oltraggioso che una donna si laureasse in teologia. Consentì però che si laureasse in filosofia. Si sparse presto in tutta Europa la notizia della prima donna al mondo che si laureava. L'evento attirò una folla di curiosi provenienti da ogni dove e di ogni ceto sociale. Così Elena, che avrebbe dovuto tenere la sua lectio magistralis in un'aula del Bo, fu costretta a tenerla nella piazza sottostante davanti ad un'enorme folla. Se ti è piaciuto il video, metti like e condividilo con i tuoi amici.